appunto, è meglio piccole frasi. Sì, ok. Ok. Lui avrà visto il film, immagino. So you, did you see the movie? Yes, yes, of course. Sì, certo. I don't do interviews where I don't see the movie. Non faccio interviste se non ho visto il film. Not my thing. Normally I would ask how you guys met, but I guess that's a normalmente game. Chiederei come vi siete incontrati, ma chiaramente non è una domanda che fare a voi. How old were you when you actually thought about making film? Quanti anni avevate quando avete iniziato a pensare di fare cinema? 16-18 anni. 16 and 18 respectively. And it was just because of love of film, or was there some inspiration, some moment? Perché semplicemente amavate il cinema o c'è stato un momento di ispirazione? Shock. Sì, c'è stato uno shock. Lo shock è stato che siamo andati in un cinema a Pisa, in Toscana, dove proiettavano un film Paisà di Roberto Rossellini. Yes, there was an inspirational moment, a shocking moment. This moment was when we went to a movie theater in Pisa where they were showing Roberto Rossellini's Paisà. Noi avevamo vissuto la guerra pochi anni prima. Before going to that movie theater we had lived through the war. Il passaggio del fronte, no? L'arrivo degli americani, amati americani, e i tedeschi che bombardavano il nostro paese. We witnessed both the bombardments of the Germans and the arrival of our loved Americans. Cioè siamo stati in mezzo alla guerra. So we were in between the war. E il film parla della guerra. The film talks about the war. E noi vedendo questo film abbiamo capito cosa avevamo vissuto più che ripensando alla nostra storia. And when we watched the film, we really understood what we had been through in the war more than when we were actually living it. E allora ci siamo detti, ma se il cinema ha questo potere di rivelare a te stesso una tua verità, beh, noi faremo il cinema. So we told ourselves, if cinema has this power of revealing to yourself a truth that you are supposed to already know, then that's what we'll do, cinema. E decidemmo quel giorno, o cinema o morte. So we decided that day, either cinema or death. È vero, perché noi siamo di una famiglia borghese, nostro padre è avvocato, quindi insomma eravamo avviati a una vita di professionisti. Mm-hmm. It's true, we come from a bourgeois family, our dad was a lawyer and we were destined to become professionals in our profession. Infatti poi abbiamo fatto l'università ancora a Pisa, ma volevamo assolutamente arrivare a Roma dove si fa il cinema. And we went to the University of Pisa, we studied there, but we really wanted to go to Rome, where cinema was. In provincia, Pisa, cominciamo a fare l'assistenza a documentari, scrivevamo di cinema sui giornali, finché dicemmo, no, bisogna partire. Mm-hmm. At first, when we were still in Pisa, we were working as assistants during documentaries, or we were writing on magazines about cinema, but then one day we decided that we had to get to Rome. Facemmo anche un documentario proprio sulla strage che era avvenuta dai tedeschi nel nostro paese. We also did a documentary about a massacre that had occurred in a small town near us during the war. Ma insomma bisognava partire e allora facemmo un giuramento fra noi. But we really had to go to Rome, so one day we made an oath to each other. Se fra 10 anni Non ci avranno permesso di fare il cinema con gli ultimi soldi che avremo a Roma, perché dobbiamo partire, noi compriamo una pistola e ci spariamo. So the oath was, if in 10 years we won't be given a chance to do cinema, we'll buy a gun and we'll shoot ourselves. Non decidemmo, non pensavamo chi sarebbe stato il primo. We didn't decide at that point who was going to be the first one. E cosa avrebbe fatto l'altro dopo? And what the other one would have done. So what was the relationship the two of you had? I mean, this is a remarkable thing for young men
in a family to be so close and committed to one another at such a young age? Is that, was it always like that with you? Were you just il vostro legame è sempre stato così forte? Perché chiaramente anche per fare un giuramento del genere o per intraprendere una strada del genere sicuramente dovevate essere molto legati. È sempre stato così il vostro rapporto? Sì, direi che il nostro... No, non sempre sempre, c'è stata un'infanzia in cui eravamo molto uniti. Well, during our childhood we were very close. Poi c'è stato un periodo che ci siamo odiati a morte. Then there was a time where we literally hated each other. Io volevo che lui morisse, lui voleva che morissi io. We were hoping for you know, the death of the other, everyone. La guerra ci ha stretto, ci ha unito. But the war brought us together. Cioè, mio padre era antifascista, perseguitato dai fascisti. Mm-hmm. My dad was an anti-fascist and he was persecuted. E quindi quando noi abbiamo scoperto questa verità che il nostro padre nascondeva sotto il fascismo, mm-hmm. perché sennò l'avrebbero ucciso. So when we found out that our dad was hiding during fascism, otherwise they would have killed him. Fu una mattina che nostra madre ci disse: andate dal vostro padre che era sparito, non si vedeva da alcuni giorni e che era nascosto in un campanile di una chiesa. Mm-hmm. So we found this out when our mother one day asked us to go and see dad who was hiding in the belfry of a church. Andammo, gli portammo da mangiare e allora lui disse: beh, ora mettetevi qua e io vi spiego perché sono qui, cos'è il fascismo. Da quel momento, poi quando siamo tornati insieme, eravamo legati. Mm. So we went to see him, we brought him some food, and on that day my dad made us sit down and he explained to us what fascism was and what was going on. And that day when we were going back home, then we were close. How old were you? Quanti anni avevate? Quanto era? Dunque, era il 44, 12 and 14. So if you had been lawyers, if you'd become lawyers, you'd probably have been Taviani Brothers lawyers. Quindi se foste diventati avvocati, adesso avreste il vostro studio dei fratelli Taviani. Ma volevo dire una cosa riguardo a Rossellini. No, noi abbiamo deciso di fare il cinema vedendo un film di Rossellini. We decided to make films because of Rossellini. E dopo tanti anni, abbiamo vinto la Palma d'Oro a Cannes con il film Padre Padrone. E il presidente della giuria era Roberto Rossellini. Mm. So thanks to Rossellini, we decided to make films. And when we won the Palme d'Or in Cannes, it was actually Rossellini who gave us the prize. Lo consideriamo come un cerchio luminoso, no? Che si è unito, no? Si è unito. We think of it as a circle that closes and comes together. So did you work? The way you work together start from the very beginning, or did you figure out how you would work together over time? E il modo in cui lavorate insieme l'avete deciso a tavolino, è venuto in maniera spontanea? Dunque, fin dall'inizio, in maniera anche inconscia, abbiamo capito che nessuno dei due doveva avere una supremazia sull'altro. Well, at the very beginning, we realized, maybe in an unconscious way, that none of us had to be superior to the other. Tant'è vero che oggi come ieri, noi lavoriamo così. La mattina ci vediamo, facciamo grandi passeggiate nei parchi vicino a casa nostra, con i nostri cani, ora mi è morto. E parliamo di tutto, di cose belle, profonde, sciocche, quello che abbiamo letto, quello che abbiamo visto, quello che sta succedendo dentro di noi e fuori di noi. Mm-hmm. What we do first thing in the morning is to, today and when we started in the past, is we meet, we go for a long walk in the parks near our homes, mm-hmm. with our dogs. Well, now my dog is not alive anymore, and we talk about
about our feelings, about what's going on in the world, about deep thoughts or about stupid thoughts, and this is what we do. Da tutto questo a un certo punto si enuclea un qualcosa, un bisogno di raccontare per buttare fuori quello che ci abbiamo dentro. So at some point this need comes to us to express to the others, to the world, what's going on inside ourselves. Allora arriva o una storia o una pagina di un libro o la nostra immaginazione e allora ci mettiamo a scrivere. So out of a story that we read, out of our own imagination, out of our own feelings, then we decided to write it down. 100 pagine di trattamento che poi mettiamo in un cassetto e perché soltanto dopo un mese o due lo apriamo e lo rileggiamo. Lì capiamo se era giusto o no fare quel film. And so we write about 100 pages and we put those pages in a drawer and we let them there for about a month. And after a month, we open the drawer and go through them again. And at that point, we realize, we understand if it's worth it to make a film or not. Quasi sempre ritorna purtroppo dentro il cassetto perché non va bene. Most of the time, those pages go back in the drawer because they're not good. Però, quando va bene, ci mettiamo a tavolino e scriviamo la sceneggiatura. But when they're good, then we sit down and we write the screenplay. Insieme. Together. Insieme facciamo i sopralluoghi, insieme scegliamo gli attori. Together we choose the actors, together we explore the settings and the sets. E quando giriamo, ecco, faccio un esempio. And when we film, and now I'll give an example. Oggi, per esempio, dobbiamo girare 10 inquadrature. Let's say today we have to do 10 shots. 10 shot che noi abbiamo veramente immaginato e scritto sopra la pagina. That we have really thought about well and they are really written well on the page. Però è chiaro che arrivando sul set, incontrando gli attori, quello che ci ha girato crea il bisogno di cambiare qualcosa. But then obviously when you get to the set and you meet the actors, sometimes you feel the need to change something. E allora prima della troupe ci alziamo molto presto, quasi all'alba, correggiamo le 10 inquadrature e so before everybody gets to the set, we wake up very early, sometimes during sunrise, and we make the changes that we think are appropriate. Beh. No, continua. Allora si va. Io dico un'altra cosa. Si va sul set. So we go to on the set. E la prima inquadratura chi la gira? Mettiamo, la gira Paolo. And let's say that Paolo viene sempre la più bella in questa. That Paolo does the first shot and he says, and obviously it's going to be the most beautiful one. Chi lo dice non lo fa. He who says it doesn't actually do it. Allora, quando dirige la prima inquadratura Paolo, Vittorio, cioè io, sto da una parte, muto, non devo parlare, la troupe deve avere un solo referente. So when he directs the first scene or shot, then I have to be on the corner, totally mute, I can't say anything because there has to be only one director. Sto al video e controllo. I'm at the video so I can see what's going on. E naturalmente fra noi ormai c'è una specie di telepatia, per cui se qualcosa non va, allora io comincio a grattarmi la testa, comincio a battere il piedino, lui capisce, allora facciamo un piccolo meeting. And I think we became psychic in a way during all these years, because if something is not right, let's say something is not right for me, then I start to scratch my head and he understands it right away, so we have a small meeting and talk about it. L'inquadratura è fatta e passa allora da Paolo a Vittorio. So once that shoot is done, then the ball passes to the other one. Ping pong. Yeah, ping it's pong. Like a il problema è table se tennis. Sono 11 in quella. The problem is if there are 11. Allora giochiamo ai dadi. Then we have to roll the dice. Ma volevo dire questo, che la collaborazione di due persone per fare un film è possibile nel nostro mestiere, nel cinema. I wanted to say that having two people
collaborating together in the making of a film. It is possible. Perché un film è il risultato di un film è il risultato dell'apporto di tante creatività, di attori, la fotografia. Ci sono tante persone che ti aiutano a creare quell'opera che è un film. Because the film is the result of the contribution of many, many creativities. So there's a photographer, for example, directing. So there are many aspects that come to play and contribute to the Per esempio, nella storia del cinema italiano, c'è l'epoca del neorealismo, c'era De Sica e Zavattini, che era il suo sceneggiatore, che facevano dei film insieme, uno scriveva, l'altro dirigeva, ma l'opera era di tutti e due. For example, in the history of Italian cinema, I remember that during neorealism, there was De Sica who was directing and Zavattini who was writing, and the actual result, the actual film, was the creation of both of them. Noi, appena arrivati a Roma, lavoravamo per Zavattini. As soon as we arrived in Rome, when scrivevamo per lui. At the beginning, we were working for Zavattini, we were writing for him. E una volta leggemmo la sceneggiatura scritta tutta da Zavattini del film Umberto D. And one day we wrote the entire screenplay that had been written by Zavattini, all of it by him, the screenplay of Umberto D. E allora poi vedemmo il film diretto da De Sica e ci dicevamo, ma tutte le idee del film che era, del film erano tutte di Zavattini. Quindi il film è di Zavattini o è di De Sica? Then we watched the movie and we realized that all the ideas that we were seeing in the movie were actually in the screenplay. So we asked ourselves, who's the movie? Who does the movie belong to? Allora chiedemmo a Zavattini, allora, di chi è il film? E lui rispose, la sceneggiatura sulla carta e basta non vive se non viene realizzata in cinema. So we asked Zavattini, who does this movie belong to? And he said, the screenplay, the words on paper, they don't come to life if they stay on paper. E De Sica non esisterebbe senza la mia sceneggiatura. But De Sica wouldn't be him, wouldn't be De Sica, wouldn't be a director without my screenplay. Dunque, il rapporto a due, diceva, è difficile spiegarlo. So he said it's difficult to explain a collaboration. Esempio, quando voi andate al bar e ordinate il cappuccino, for example, when the two of you go to a cafe and order a cappuccino, non sapete dove comincia il latte e dove finisce il caffè. You don't know where the milk starts and where the coffee starts. Se vi piace questo cappuccino, if you like the actual cappuccino, bevetelo e non rompete il cazzo. Drink it and don't bust our balls. So do you, in that spirit, do you have any sense of, okay, this is the thing that you do better, the thing that I do better, any of that, or is it just that you kind of work through it and whatever feels right at the right time is what the direction you go. Quindi non in questo spirito, diciamo, e non c'è niente che uno sappia fare meglio dell'altro, e semplicemente andate avanti e vedete come vengono le cose. E assolutamente così. Se non fosse così, ci faremmo a cazzotti. Absolutely, it's like what you said. If it wouldn't be that way, we would be fighting all the time. Noi abbiamo, quando abbiamo, ultimo, un mese fa, abbiamo avuto un premio a Ghent in Belgio, consegnato dai fratelli Dardenne, bravissimi registi, fratelli anche loro. E un mese fa, diceva? E abbiamo chiesto anche a loro, ma come fate a lavorare insieme? A month ago we went to Belgium in Ghent to receive an award by the Dardenne brothers, and we asked them, how can you work together? Sì, sì, lo dicevo, conviene parlare. Quando tu rispondi, non guardare te, viene guardare lui. E insieme abbiamo concordato
che è un mistero che è capitato a noi, ma diciamo che in questo periodo c'è un'epidemia di fratelli nel cinema mondiale. So together with the Dardenne brother, we concluded that it's a mystery how we can all work together as brothers. And actually, right now, there is a sort of an epidemic of brothers working together. Ci sono Cohen, Dardenne, Zukowski, Wachowski, come si chiama. Poi ci sono due sorelle in Francia ora, ci sono due sorelle anche. Sì, e a Torino due gemelle. And in Turin, Italy, two twins. Sì. E pensa che in Toscana si dice fratelli coltelli. In Tuscany we say brothers knives. It rhymes in Italian, fratelli coltelli, okay? Or the Polish brothers also. There are a few of them. So the interesting thing is I had a chance to meet the Dardennes a couple of years ago, a year and a half ago, and the most relaxed directors, much like yourself at the moment, I've ever met in my life. Usually directors are a little tense and a little, you know, these guys were just like the happiest guys on earth. Cioè, io ho incontrato un paio d'anni fa i fratelli Dardenne e un po' come voi in questo momento li ho trovati incredibilmente rilassati. E poi di solito i registi, nella mia esperienza, sono un po' tutti tesi e invece sembravano proprio molto rilassati. Sono molto molto molto. Quello dipende anche molto da lei, da come sì. Lei chiede. I think that also depends on you and how you do your interview. Alcuni giornalisti o quelli che scrivono sulle riviste astrologiche sono andati nel nostro paese a cercare all'anagrafe l'ora, il giorno e l'ora in cui siamo nati per farci l'oroscopo. There are also some journalists that write on horoscopes magazines that went to our hometown, to the vital statistics office of our hometown, to find out the exact date, our date of birth, to do our horoscopes. E hanno detto, io Paolo è nato sotto il segno dello Scorpione, Vittorio sotto il segno della Vergine, che sono due segni opposti ma possono diventare complementari, a quel punto diventa un prodotto molto importante. And they said, okay, Paolo was born under the sign of Scorpio, whereas Vittorio under the sign of Virgo. Usually the signs are opposites, but they could be complementary. So when this happens, when they can complement each other, then very good things can happen. Un autore che noi abbiamo molto amato, Goethe, nell'inizio della sua autobiografia, dice: sono nato nel segno della Vergine con l'ascendente nello Scorpione. Abbiamo detto, ecco, vedi, è proprio qui, ci piace perché è come io e te. Goethe, an author that we really, really like, in the preface of his autobiography, he wrote: I was born under the sign of Scorpio, but you know, according to the hour I was born, it's also Virgo. So we were very happy that we had this in common with him. Gli psicanalisti dicono che, alcuni psicanalisti dicono che stiamo insieme perché abbiamo paura l'uno dell'altro. E allora vogliamo controllarci. Some therapists say that we are so afraid one of the other that we stick together because we want to control one another. The early days of the knives are back. Sono tanti aneddoti. There are many anecdotes about. So did this movie come to you? Did the Caesar Must Die come to you on one of your walks? E quindi Cesare deve morire vi è venuto in mente durante una passeggiata? No. Questa volta è nato dal caso. This time this movie came out of chance. Noi crediamo molto alla volontà dell'uomo di costruire la sua realtà, però crediamo che il caso è molto importante. We strongly believe that a man has a will and about his willingness of building his own life, but we also believe in chance. E il caso questa volta è la telefonata di un'amica che ci dice: andate veramente, volete andare a piangere a teatro visto che non si piange mai? Noi abbiamo detto: certo, dove?
And this, in this case, chance was the phone call of a friend who invited us to see a play at a theater in a prison. Mm-hmm. And she asked us if we wanted to go and cry at a theater, since today we don't cry anymore. Ma io dico, certo, ma dove? E lei dice, in carcere. Ah, ma tu stai scherzando. And we said, yes, of course we want to go. Where? And she said, in jail. and then we said, oh wow, well, of allora, course. Abbiamo un po' resistito, ma alla fine lei insisteva, siamo andati un po' diffidenti. Mm-hmm. At first we were not really sure whether we should go or not. In the end we did go, but we were a bit reluctant. Siamo arrivati, siamo entrati nel piccolo teatro del carcere di Rebibbia, dove i detenuti dell'alta sicurezza, e cioè mafia, camorra, 'ndrangheta, fine pena mai, recitavano. So we went into this the theater of this high security prison in Rebibbia, where the inmates have very harsh sentences, sometimes life sentences, and they committed crime within the mafia, 'ndrangheta and camorra. Quel pomeriggio sul palcoscenico leggevano l'Inferno di Dante. And that afternoon on stage they were reading Dante's Inferno. E un giovane uomo, un uomo sui 35 anni, leggeva il canto, il grande canto d'amore che c'è nell'Inferno di Dante, cioè di questi due giovani che si amano perdutamente, che però hanno veramente peccato, sono nell'Inferno. And he was reading in particular, this man was about 35 years old, he was reading the verses regarding the desperate love of Paolo and Francesca, these great lovers who had sinned so much that they found themselves in hell. Un amore grande e disperato. It's a great and desperate love at the same time. Un amore all'inferno e dice l'uomo, e noi siamo qui all'inferno. Mm-hmm. This love is in hell, and as the actor was saying, and we are in hell here. Mm. Poi prima di leggere si è rivolta a noi e ci ha detto, voi certo amate questa storia, questo canto, ma solamente noi detenuti possiamo capire fino in fondo cos'è questo canto. And then he addressed us and said, you surely love these verses, but you are not able to understand them as much as we inmates do. Perché quando noi siamo entrati in carcere, cosa è successo delle nostre donne? Qualcuna ci ha lasciato, e allora la disperazione di perdere la donna che ami. Because when we came here in jail, some of our women, they left us, mm-hmm. and so we felt this desperation of losing our loved ones. Oppure la donna ha detto, no, io ti aspetto, e allora forse la disperazione è maggiore, perché quanto dovrà aspettare, uscirò un giorno mai. Or our loved one told us that she was going to wait for us, but then it's the same kind of desperation, because we asked ourselves, how long does she have to wait? Will she have to wait forever? E ha cominciato a leggere non nella lingua di Dante, ma in napoletano, perché lui è di Napoli, ha letto proprio nella lingua della sua gente. So he started to read, but not in Italian, in Neapolitan, so the dialect of his own hometown. E noi ci siamo, Paolo mi guarda e dice, ma che fai, piangi? E io gli dico, ma mi sembra che stai piangendo te. So Paolo looked at me and he said, what are you doing? Are you crying? And I told him, well, I guess you're crying as well. Uscimmo e dicemmo, questa emozione, questa violenta emozione di questa scoperta dove l'arte si confonde con la tragedia di chi la interpreta, questa emozione è così forte e noi dobbiamo comunicarla agli altri. So when we left the theater, we told ourselves that this violent emotion of art meeting tragedy, we had to communicate it to the world. E possiamo farlo perché abbiamo il cinema. And we can do it, we can communicate it because we have
cinema. So was there anything intimidating about going back to work at your age? Is there anything, is it changed at all, or is it just like putting on an old suit that fits perfectly? Com'è stato ritornare a lavorare alla vostra età? È come mettersi un vestito che non si mette da tempo? No, noi lavoriamo sempre. Il mestiere del cinema è un mestiere faticoso, si lavora sempre. E ora spiego perché. Because we always work. The job of cinema, of filmmaking, is very tiring because you never stop working. Cioè, noi erano 4 anni che non facevamo un film, l'ultimo era di 4 anni prima, e in questi 4 anni noi abbiamo scritto soggetti, sceneggiature buttate nel cassetto, come anche in passato. In passato magari la distanza di un film da un altro era di 2 anni, 3 anni. Erano passati questa volta 4 anni, ecco. Our last film was 4 years ago. But during these 4 years we worked. We wrote stories and screenplays that ended up in drawers, but we were still working. Usually, between movies, usually 2 or 3 years would pass. This time, a little more. E quando è arrivata questa nuova idea, è stato un'emozione. Vittorio l'ha un po' detto, un'emozione strana. Mentre giravamo, io e Vittorio ci dicevamo, ma noi stiamo girando con la stessa incoscienza e spavalderia con cui giravamo i nostri primi film. And well, as Vittorio was saying, when we were filming this movie, we had this strange feeling, and we said to each other, but we are actually making this movie with the same defiance as many, many years ago. Scusami, è vero, sì, brava. Lui è bravo, visto che ogni tanto panoramica fa vedere. Attenta che sei dentro. l'uso del bianco e nero, questi attori, non attori, ma grandi attori che sono i detenuti. And then with the technique of black and white and seeing these actors who are non-actors, but they're very good. Quindi non è che noi avevamo smesso, io e Vittorio in pensione non ci andremo mai. So we never really stopped working. Vittorio and I will never retire. Fino almeno quando il cervello non dà le dimissioni. Se il cervello dà le dimissioni. Well, if our brain retires, then obviously we'll have to retire too. But as long as our brain functions, then. And as one brain works, both brains work. Or neither. E se un cervello funziona, funziona anche quello dell'altro. Sarà curioso vedere che farà l'altro. It will be interesting to see what the other brain does when one doesn't work anymore. So conversely, are you guys better than the brothers from 20 years ago? E i due fratelli italiani di oggi sono più bravi, sono migliori rispetto ai italiani di 20 anni fa? No, ma non si può sapere, non si può dire. Cioè, ogni volta che si fa un film, no, noi lo facciamo solo perché pensiamo che sia il film più nuovo, per noi soprattutto, che non è mai stato fatto, soprattutto da noi. Quindi, se no, non lo facciamo. Well, we can't really answer that. We can't say that. But for us, our approach to a movie, when we decide to make a movie, is because we want to make something new that has never been done by us, obviously. But e poi invece vedendoli i nostri film, ripensandoli, perché poi non è che li rivediamo quasi mai, ma comunque ripensando i nostri film, ci accorgiamo che sono forse delle puntate di un unico romanzo che abbiamo scritto. We never really watch our old movies, but when we think about them, we like to think of them as episodes of one big novel that we wrote. Questa ora, dopo questo film, la situazione è un po' cambiata. Perché questo film è come un vento che è entrato
e ha spazzato dal cervello tutto quello che avevamo pensato prima. Accadeva anche prima, ma come questa volta di più. Chissà cosa faremo, non lo so. This film actually changed everything because this film was like a wind that came and blew out everything that we had in our minds. It used to happen before a little bit, but not as much as it happened this time, so we really don't know what's gonna come next. Lo abbiamo girato in pochi giorni, in 21 giorni, l'abbiamo montato velocemente. We filmed only in 21 days, and the editing also was quite fast. Ma tutto, in fondo, il vero segreto di questo film è il rapporto fra la tragedia di Shakespeare, la tragedia di Cesare, di Bruto e di Marcantonio e la tragedia di chi ha interpretato quei ruoli. The very secret of this movie is the relationship between two tragedies, the tragedy of the play itself, of Brutus, Cassius, Mark Antony and Caesar, and the tragedy of those who interpreted those roles. Perché in quella storia c'è il delitto, c'è il tradimento, c'è il potere, c'è veramente l'amicizia tradita, c'è la congiura, tutti eventi che nella loro vita passata di delinquenti loro hanno vissuto, hanno conosciuto. Because in Shakespeare's Julius Caesar there is betrayal, there is assassination, there is conspiration, all actions and crimes that those inmates have witnessed and experienced directly in their lives outside of prison. E faccio un esempio. Quando abbiamo girato la sequenza dell'uccisione di Giulio Cesare, nel carcere c'era molta tensione, si sapeva che quella scena era importante. For example, when we filmed the sequence of Caesar's assassination, there was a lot of tension within jail because everybody knew that was going to be an important scene. Noi eravamo molto tesi, loro erano molto tesi. We were tense, they were too, the actors. Allora, siamo arrivati sul set, abbiamo cominciato a dire tu, Bruto, sali su quel gradino, tu, Cesare, avviati, tu, nascondi la spada. So when we arrived on the set, we started to give directions. We said, "Oh, you, Brutus, you step up there. Caesar, you can start walking, and the other one, you can hide your sword." E poi abbiamo detto, attenzione, ora concentratevi. And then we said, "But now, be careful and focus." È il momento veramente dell'omicidio. It's the moment of the homicide. E voi dovete trovare nel profondo di voi stessi quell'impulso terribile che porta a togliere la vita a un altro uomo, che porta a fare scorrere il sangue di un'altra persona. Ah! E ci siamo fermati. And then we told them, and now you really have to find within yourself that terrible impulse that a man has when he has to steal somebody's life, when he has to see blood coming out of another person's body. You really have to, and then we stopped. Ci siamo morsi la lingua e abbiamo detto, ma siamo pazzi, stiamo a insegnare il delitto a chi l'ha commesso. And then we beat our tongues and said, I think we're crazy. We are trying to teach homicide, murder, to someone that has actually committed it. E invece, ecco, e questo è il punto, invece loro hanno capito e hanno detto, no, continuiamo. A noi questa scena, a noi fa piacere rappresentarla. Mm-hmm. But actually they said that it was good what we were doing and they wanted us to continue to direct them and they really wanted to do that scene. Perché well. Perché come se qualcosa che c'è nel nostro fondo, che c'è nella nostra memoria, veramente venisse fuori quasi, si liberasse, almeno in certa parte. Because for them it was like if what they had inside would come out at that point, would free them. Tant'è vero che dopo qualche giorno, in una sequenza che purtroppo nel film non abbiamo montato, c'era questa cosa, c'era uno di loro che scriveva alla sua donna. In fact, a few days later, and unfortunately the sequence was not inserted in the movie, there's one of the actors who was talking about a letter that he had written to his wife. E scrive, cara Luisa, tra poco io reciterò, ti prego, vieni a vedermi recitare.
And in the letter he wrote, "Dear Luisa, very soon I'm going to act in a play, and please come see me." Perché quando recito mi sembra di potermi perdonare. Because when I'm acting, I feel like I may be forgiven myself. Ma una volta un sorvegliante della polizia penitenziaria, vedendo questo nostro rapporto di amicizia che avevamo con i detenuti, ci ha detto: "Venite qua, voglio dire una cosa." But one day, one of the guards there, after seeing this relationship that we were establishing with the inmates, he asked us he said, "Come to us, I have to tell you something." Anche noi, stando in familiarità con questi detenuti, sentiamo spesso della pietà per loro. Even us guards, we are becoming quite close with them, and we end up feeling compassion and pity for them. E invece diciamo no, la pietà deve andare alle vittime che loro hanno creato uccidendo i genitori dei bambini e facendo diventare vedove delle donne. But then we say to ourselves, then our pity cannot go to them, but has to go to those children that are now orphans and those women that are now widows because of the men that these people have killed. E noi abbiamo detto sì, è vero, era vera. Era una verità questa. So we felt that this was true. E quindi abbiamo lavorato con questa contraddizione dentro la testa, da una parte la spinta verso loro, dall'altra tirare i remi in barca. So during the whole film making, we felt this contradiction. You know, on the one hand we felt that we were close to these people, but at the other hand we felt that we had to hold back. Ma quando ci dicevamo io e Vittorio, ma quando li vedevamo recitare con tale passione le battute, le grandi battute di Shakespeare, dicevamo: quest'uomo in questo momento non è lo stesso uomo che è entrato in questa prigione. But when we saw them recite those incredible Shakespeare's verses, then we said to each other that at that very moment, those people were not the same people that had gone. Forse tornerà a esserlo, ma questa verità esiste. Cioè, lui in questo momento è un uomo come gli altri, e anzi con in più questa forza di riuscire a essere attore e rappresentare una verità. But so we felt that this was very true. Maybe after the play, that person will become again a criminal. But in that very moment, that person is a man like any other man, with that passion, with that incredible power and strength in reciting those verses. Tra noi speriamo che chi vede il film rifletta che un uomo, anche se ha ucciso, se ha offeso la società, è e resta sempre un uomo. And so what our hope is that those who will see the movie will actually stop and think and realize that even a man who has killed another man, who has done something terrible to society, is still a human being. Quando siamo è finita la lavorazione e noi la troupe ce ne siamo andati, e andavamo nel corridoio e in fondo c'era la luce, la libertà. Loro invece salivano le scale che li riportavano nelle celle. At the end of our work there, we were leaving and we were actually seeing the light, you know, of the outside world. But at the same time they were walking up the stairs to go back to their cells. L'attore che interpreta Cassio, che è un po' il capo, diciamo, di tutti quei detenuti che recitano, si è fermato in cima alla scala, ha alzato una mano e ha detto: "Paolo Vittorio."
And at that moment, the actor who plays Cassius, who is actually a little bit of the boss of the whole actors, he stopped, turned around, turned to us, and called us and said, Paolo Vittorio. Da domani, niente qui sarà come prima. From now on, here nothing will be the same. Quindi era questo andare e venire dei sentimenti che è stato un'emozione nuova in tutti questi anni della nostra carriera cinematografica. So this, during this filmmaking process, we really had contradictory feelings coming and going, new feelings. I think this first time we experienced such feelings in all our career. È una contraddizione che non sappiamo se riusciremo mai veramente a scioglierla. It's a knot. It's like a knot that we were not sure that we will be able to dissolve. Perché è chiaro, quando la società viene ferita, la società deve reagire e deve punire chi ha ferito la società. Because when society is offended, then society needs to react, and you know, the criminals need to be punished. Ma l'uomo non è uno solo, l'uomo è qualcosa che diventa sempre, è un continuo diventare, divenire. But a man is not always the same man, the same person, is continuously changing. Not something too many 23-year-olds would be considering. Non è sicuramente un pensiero che molti ventenni di oggi potrebbero fare con facilità. Sì, l'età serve, però serve anche dimenticarsela. Age, of course, is useful, but sometimes you need to forget how old you are. And is the freedom that the men felt by performing the freedom you guys feel when you direct? Questa stessa libertà che gli attori hanno sentito nel recitare è la stessa libertà che voi sentite quando dirigete? Sì, è quel momento che è in molti lavori, quando insieme ad altri cerchi di riuscire attraverso i mezzi del tuo linguaggio a trovare almeno un piccolo senso di verità, una scheggia di senso, e questo lavoro, questa complicità insieme agli altri non si fa sentire solo. Yes, it's exactly this moment where you work together with someone and you think you found at that moment when you collaborate a grain of truth. That very moment makes a lot of sense. Well, I'm looking forward to the next one. E non vedo l'ora di vedere il prossimo. anche noi. Sono molto curioso. Very curious. Thank you very much. Grazie. 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 Ciao.